Corridori, questo è il video podcast sempre di corsa per correre a lungo, più veloce e meglio. Io sono Lorenzo Lotti, mi conoscete, corridore e running coach. Oggi parliamo di mezza maratona. Oggi farò un video dove cercherò di consigliarvi nell'approccio alla mezza maratona e in tutte le sue fasi, in tutti i suoi componenti. Farò un video dove non parlerò in maniera orizzontale, cioè immaginiamo un'ipotetica tabella. Non parlo orizzontalmente settimana per settimana, ma parlerò verticalmente, cioè magari la progressione dei lenti, la progressione delle ripetute, la progressione dei medi, la progressione dei lunghi, insomma tutto quello che può essere inserito in una mezza maratona in maniera diversa. È un metodo che a me piace, questo di parlare in modo verticale, cioè la stessa tipologia di allenamenti, come diciamo si evolve a seconda delle settimane di allenamento. Oggi consideriamo magari uno specifico che può andare da 12 a 16 settimane, diciamo. Quindi l'ultima parte prima della mezza maratona. Mezza maratona, come sappiamo tutti, 21 km e quasi 100 metri, 0,97. È una gara, secondo me, alla portata di tutti, ma alla portata di tutti non per discorso dei chilometri, anche se comunque così, ma proprio per il discorso, secondo me, del tempo che si impiega per prepararla, mentre per una maratona, per le persone che magari lavorano, impegnano famiglia, sono nati dei bambini, magari è difficile incastrare il volume di allenamenti, gli allenamenti soprattutto domenicali lunghi, per una mezza maratona, secondo me, con un tempo, con un impegno settimanale, tra settimana, un volume di chilometri comunque fattibile, si riesce comunque a ottenere una prestazione discreta. Ovviamente, se siamo atleti evoluti, se siamo semiprofessionisti, se siamo atleti di un certo livello, ovviamente anche qui impegnerà tantissimo tempo. Parliamo proprio di volume, il volume dell'allenamento. Io dividerò tre tipi di corridore, come ho sempre fatto nel mio libro, come farò nei prossimi libri e come faccio spesso nei miei canali. Il corridore principiante, il corridore intermedio, il corridore evoluto. In questo caso, il corridore principiante, magari una persona che si appresta la prima volta a correre 21 km, a correre una mezza maratona. In questo caso, nel caso della mezza maratona, il corridore principiante, secondo me, è un corridore che esegue tre allenamenti a settimana, cioè due allenamenti durante la settimana e uno il weekend, spesso. Comunque non è una logica in base al lavoro e tutto. Comunque tre allenamenti a settimana. Il corridore intermedio è 4 allenamenti a settimana e quasi la totalità, o comunque l'80% delle persone che alleno fa parte di questa categoria, cioè 4 allenamenti a settimana è anche, diciamo, un numero che ci permette di riuscire ad avere del recupero, del riposo, dei giorni in cui il nostro corpo si rigenera tra un allenamento e l'altro ed è molto importante per una persona che non è evoluta. Il corridore evoluto invece ha un minimo di 5 allenamenti fino alla totalità dei giorni, cioè allenamenti tutti i giorni. Poi ovviamente un semiprofessionista farà anche i bigiornalieri, ma non ne parliamo in questi video. Parliamo di comunque corridori che riescono a dedicare un certo tipo di tempo. Volume settimanale. Secondo me il minimo per riuscire comunque a portare a termine una mezza maratona, a preparare una mezza maratona, ovviamente qui io parlo di un volume di picco, perché ovviamente le prime settimane andremo pian piano ad aumentare, avremo a 3 settimane, quando io consiglio di fare l'ultima settimana di carico, un picco di chilometri. Quindi il picco di chilometri per un principiante, 40-50 km. Ovviamente partirà da 30 nelle prime settimane fino ad arrivare a 40-50. Un intermedio arriverà a un picco di 80 km, con una media però magari di 70-80 km di picco, ma una media di 60 km, dai 60 agli 80, diciamo. Un evoluto è un corridore che arriva anche a 110 km. E questi volumi ovviamente io consiglio di rispettarli, come dico sempre è importantissima la gradualità degli allenamenti, la gradualità, l'aumento del 10% ogni settimana con ogni 3 settimane un consolidamento è molto importante perché il 90% degli infortuni sono proprio per un aumento repentino di chilometraggio. Io ho sviluppato
dei programmi di allenamento che poi ovviamente personalizzo sempre in base agli atleti che seguo, perché ognuno ha delle situazioni diverse, c'è l'atleta che è più portato per un allenamento rispetto a un altro, poi bisogna vedere come reagisce il corpo, se recupera bene, se recupera in maniera parziale. E quindi ho creato questi, non sono delle tabelle, non sono dei metodi, è una filosofia, perché è un continuo movimento. Pensate che io ogni 2 mesi rimodulo comunque qualche piccolo dettaglio, perché cerco di apprendere, cerco di provare su me stesso, cerco comunque delle soluzioni sempre che possono dare quel dettaglio in più che fa la differenza. Parlando di lunghi, iniziamo a parlare della progressione dei lunghi. Ovviamente si partirà da un lungo di 12, 13, 14 km le prime settimane, fino ad arrivare per principianti, per la persona che si appresta per la prima volta alla mezza maratona, noi dobbiamo arrivare a 3 settimane dall'evento, quindi a 21 giorni. Dopo i 21 giorni dobbiamo fare 3 settimane di tapering, di scarico, sempre, in tutte e 3 le programmazioni. Magari un corridore voluto ne può fare solo 2, ma io consiglio sempre 3, perché comunque è importante arrivare brillanti e riposati. Quindi, un principiante che corre la sua prima maratona, mezza maratona, potrà arrivare a percorrere 18 km, diciamo, a 3 settimane. Un principiante correrà a fondo lento, quindi correrà in Z2, non farà tantissime parti a ritmo gara, perché comunque per un principiante è bene mettere sui chilometri, cioè arrivare a percorrere 21 km in maniera costante senza avere crisi. Quindi il mio consiglio è comunque quello di fare a fondo lento un aumento di chilometri, magari in ogni 2 settimane aumentiamo di 2-3 chilometri, e poi facciamo una settimana di consolidamento o addirittura di recupero con un progressivo magari. E arriviamo pian piano, facendo 2 settimane di carico, una di consolidamento, 2 settimane di carico, una di consolidamento, magari a percorrere 18 km a fondo lento. E poi andremo a scaricare. Un atleta intermedio invece inserirà degli allenamenti a ritmo costante, ma non troppo lontani a quello che sarà il ritmo gara, quindi magari a 15 secondi di ritmo gara, quindi dei lenti non troppo lenti. E poi si faranno degli allenamenti a ritmo gara o variati, cioè facciamo il nostro riscaldamento, un esempio può essere facciamo 18 km con degli step da 3 km a ritmo gara e 2 km di recupero a fondo lento. Ricordiamoci che il ritmo gara per un intermedio evoluto è il medio, la mezza maratona si corre al medio, ovviamente più il corridore è evoluto più questo tempo sarà vicino poi a quello della 10 km, però noi siamo in Z3, la mezza maratona si corre al medio. E un atleta intermedio può inserire anche degli allenamenti con delle temporane, con delle parti centrali al ritmo gara. Io spesso faccio un allenamento da 21 km con magari un blocco centrale anche da 12-13 km a ritmo gara. Ci sono tanti allenamenti, comunque io consiglio all'evoluzione dell'atleta, in base allo storico dell'atleta, al background, alle mezze maratone che ha sulle spalle, di fare allenamenti sempre più con parti a ritmo gara. Possiamo arrivare a fare anche un allenamento con 15-16 km a ritmo gara alternati da qualche chilometro a fondo lento, non troppo lento, comunque per mantenere comunque una certa frequenza alta. Allenamenti che magari possono essere anche di 23, 24, 25 km con in mezzo 16 km di ritmo gara. Un atleta evoluto ancora di più, e comunque arriveremo anche a degli allenamenti che possono arrivare a 25, 26 km, non più ai 18 di un principiante. Un atleta evoluto, anche qui, esatto, io ho parlato di intermedio evoluto perché anche qui il lungo andrà sempre più verso il ritmo gara, faremo degli allenamenti sempre più lunghi, sempre più vicini al ritmo gara, con parti a ritmo gara più possibile vicine al ritmo. Le ripetute, io consiglio, se noi facciamo 3 allenamenti, ovviamente un allenamento di ripetute, e non troppo lungo, perché ovviamente noi non dobbiamo fare più del 30%, 20% a ritmo soglia, a un ritmo troppo alto. Quindi facendo 3 allenamenti, facendo pochi chilometri, noi possiamo permetterci solo un allenamento, ma magari iniziamo con le ripetute da 400 metri, 500 metri, magari facciamo delle ripetute diverse, quindi iniziamo con delle ripetute da 500 metri e poi facciamo qualche chilometro al medio, quindi dei combinati. E poi possiamo passare alle ripetute da 1000, però un atleta principiante può arrivare a un 5 per 1000
E io non consiglio di arrivare oltre al 1000, cioè i 2000, i 3000, i 5000 non sono da fare. Un atleta intermedio invece farà una progressione, prima partendo dai 400 metri, 800, poi le ripetute da 1000 fino ad arrivare anche a un 10 per 1000 e poi più vicino alla gara faremo delle ripetute da 2000 metri, da 3000 metri e si possono fare anche delle parti a 5000 che sono leggermente più veloci del ritmo gara e questo si parla per atleti evoluti. E l'altro allenamento, se siamo dei corridori principianti, si fa a fondo lento, magari dopo il lungo un rigenerante, magari inseriamo gli ultimi 10 minuti al medio, quindi facciamo un lento medio oppure un lento con gli allunghi, un lento con gli allunghi. Anche qui facciamo dai 45 minuti all'ora 10. Questo allenamento lo inseriamo anche in un altro degli allenamenti dei corridori intermedi evoluti. Sappiamo che è importante fare dell'aerobico, è importante fare anche del fondo lento. E ora si fanno delle preparazioni miste, combinate, dove abbiamo nello stesso momento tutti i tipi di stimolazioni, quindi anche qui andremo a fare degli allenamenti, magari un corridore voluto non farà 45 minuti, ma farà un'ora e mezza di fondo lento. E poi come quarto allenamento per un corridore intermedio io consiglio di alternare progressivi sia classici, sia progressivi al medio, sia progressivi di corsa veloce. Allenamenti misti lento-medio, variati al medio, fa altre e nella prima fase, magari lontano dalla gara, anche qualche ripetuta in salita con ovviamente dopo la parte di trasformazione in pianura. Quindi diciamo che questi sono gli allenamenti. Un corridore evoluto che fa 5 allenamenti può permettersi un allenamento di velocità, di ripetute, fino ad arrivare anche a 2000-3000 metri di ripetute, fatto anche per un'ora e 20, un'ora e 30, un allenamento bello strutturato. Un altro allenamento o progressivo o medio o con delle variazioni, un interval, un Faltrek, ma anche questo impegnativo. Altri due allenamenti di fondo lento, lento medio, abbastanza importanti anche fino ad arrivare a un'ora e mezza e il lungo domenicale. Diciamo che questa è la base degli allenamenti che io consiglio. Se mi chiedeste qual è l'allenamento chiave per la mezza maratona? Se siamo dei principianti, sicuramente il lungo, fatto a fondo lento e noi dobbiamo arrivare il più possibile vicino ai 21 km. 18 minimo, ma arrivare anche a 21 fuori dalla gara. Dopo in gara sicuramente li faremo meglio. Per un corridore intermedio evoluto, invece, l'allenamento chiave è sicuramente il medio, perché il medio è il nostro ritmo gara, quindi noi dobbiamo come sempre cercare di abituare il corpo alla situazione, alla condizione più vicina possibile a quella che ci troveremo il giorno della gara. E noi dobbiamo allenare il corpo a correre a una velocità abbastanza elevata per tutti i 21 km. E questa è la soglia aerobica, il nostro ritmo medio. Allora, parliamo anche di integrazione. Spesso pensiamo che sia necessario soltanto allenare il fisico e i muscoli, invece è importantissimo allenare anche l'integrazione. In una gara di 21 km è una gara che non possiamo fare a secco, se vogliamo performare e avere una condotta giusta di gara, no. Quindi io consiglio, è una gara dove ovviamente in base alla tipologia di atleta, comunque è una gara da due gel, un gel al settimo e un gel al quattordicesimo. E noi dobbiamo allenare anche durante i lunghi il nostro corpo ad assumere i gel. Spesso incontro persone che ci pensano la settimana della gara, è troppo tardi, a parte che non dobbiamo provare mai cose nuove troppo tardi, poi comunque dobbiamo allenare anche quello e non sappiamo come reagisce il nostro stomaco. Allora dobbiamo iniziare a due mesi dalla gara, la domenica proviamo 20 grammi ora negli allenamenti, magari nel lungo domenicale, se il nostro corpo non ha problemi, non abbiamo fastidio di stomaco, niente, ok, andiamo con 30, poi 40 grammi. Considerate che ci sono atleti evoluti come me che riescono ad assumere anche 70, 80, 90 grammi ora, che è tantissimo. Comunque già stare sui 40 grammi ora sarebbe buono. Prendiamo un pre-sport prima di partire, prendiamo i nostri due gel, a fine gara magari prendiamo gli aminoacidi essenziali per il recupero. Comunque è importante anche l'integrazione in gara. È importante il carico prima della gara, quindi fare il carico di carboidrati. Una volta si facevano 3 giorni di scarico a 0 carboidrati e poi 3 giorni di carico, ma adesso si è capito che può creare più disguidi che benefici in molti casi. E quindi adesso andiamo soltanto agli ultimi 2-3 giorni a aumentare la dose di carboidrati da 5, 10, anche 15 grammi per chilo di peso corporeo. Ovviamente l'ultimo giorno prima della gara io consiglio, ovviamente senza provare mai cose nuove, sempre alimenti, prodotti già testati, semplici. E l'ultimo giorno prima della gara fondamentale non provare
non assumere fibre, non assumere verdure, non assumere frutta, tutto ciò che è integrale, tutto ciò che ci può rallentare il tratto intestinale o comunque la digestione, l'assimilazione. Quindi mangiamo semplice, riso, pollo, pasta al pomodoro, comunque sempre una quota proteica bilanciata, ma ve lo dirà il vostro nutrizionista. Colazione prima della gara, almeno io la farei 3 ore prima o non più di 2 ore e mezza prima, bilanciata, sempre a base di carboidrati, con una quota proteica magari, e arrivare in gara tranquilli. Il riscaldamento prima della mezza maratona, io lo consiglio 15-20 minuti di corsa blanda, leggermente in progressione, con qualche esercizio di mobilità articolare, di attivazione, di stretching dinamico, e la cosa più importante è preparare il nostro corpo, il nostro muscolo più importante, a quello che è la partenza, che è il nostro muscolo più importante, ovviamente è il cuore. Quindi cosa succede? Quando partiamo, dopo pochi secondi saremo al doppio dei battiti che noi siamo da fermi alla partenza, quindi è importante con gli allunghi fare 4-6 allunghi da 50-80 metri. Bisognerebbe fare il più vicino possibile alla partenza della gara, non più di 2 minuti, però qui in base alle griglie, in base alla grandezza della gara, sappiamo che non è possibile, solo l'atleta d'élite riesce a scaldarsi proprio fino alla fine. E è importante inserire anche il rafforzamento muscolare, ricordiamoci che io è un cardine del mio metodo, della mia filosofia, meglio dire, e sia corpo libero, sia la tonificazione del core, sia proprio con dei pesi, anche solo 2 pesetti, nella mia app trovate tantissimi esercizi, è importante rinforzare il nostro corpo sia per la prevenzione di infortuni, sia per la performance. Se noi riusciamo ad avere un corpo tonico, un corpo che dispende meno energie, che è più forte, che riesce ad avere più forza nella corsa e riesce a mantenere il più possibile la postura corretta senza stancarsi e quindi senza andare a chiamare delle fibre, dei muscolari di backup che non sono allenate, più noi siamo efficienti e più la nostra corsa è bella. E sì, la mezza maratona, come dicevo, è la portata di tutti, è una gran bella gara, abbiamo parlato di allenamento, abbiamo parlato di rafforzamento, abbiamo parlato di integrazione e secondo me è molto importante anche il cross training, anche diciamo l'attività complementare, quindi può essere importante il nuoto per sciogliere i muscoli, può essere importante la bicicletta per sciogliere, tutte quelle attività che comunque allenano il cuore, perché ricordiamoci che il cuore non sa se noi stiamo pagaiando, pedalando, facendo box o correndo, il cuore lo alleniamo comunque. E delle volte, molte volte, è bene inserirle perché è importantissimo avere un equilibrio. Ricordiamoci che noi i miglioramenti li abbiamo, comunque il nostro equilibrio abbiamo, se abbiamo anche il recupero. Spesso vogliamo allenarci il più possibile senza recuperare, invece è importante il recupero. È importante scegliere il giusto tipo di scarpe, quindi magari un paio di scarpe che privilegiano l'ammortizzazione per tutti gli allenamenti, per un principiante anche per la gara. Un paio di scarpe invece magari col plate in carbonio per un intermedio che nella gara riesce ad avere una performance migliore. Insomma, è bene guardare tutto in modo personalizzato. E la cosa di cui non ho parlato, le ultime 3 settimane, io come dico l'ultimo lungo io consiglio sempre di farlo a 21 giorni, poi si fanno 3 settimane di scarico, quindi si riduce la prima settimana del 70% il carico. La settimana prima della gara, 2 settimane prima della gara, riducendo il 50%, e la settimana della gara facciamo proprio un richiamino di velocità il mercoledì con 4x500 metri, 5x500 metri, 6x500 metri, e poi un pre-gara, l'allenamento pre-gara, 30 minuti di corsa blanda con qualche allungo, così arriviamo brillanti e riposati al momento della gara. Niente, io spero di esservi stato utile, questa è la mia infarinata per portarvi, per darvi qualche consiglio verso la mezza maratona, e vi consiglio comunque di porvi un obiettivo, un traguardo, è sempre bello pensare ad una gara, pensare ad un evento, pensare a una città da visitare e a un traguardo da porsi, che sia la prima mezza maratona, quindi arrivare a correre i primi 21 km o arrivare a un personal best. E ponetevelo, impegnatevi, raggiungete il traguardo che sicuramente sarà bellissimo, una grande iniezione di consigli e di fiducia per il vostro corpo che vi servirà anche per la vita, per il lavoro, per la famiglia. Per oggi ho finito, alla prossima puntata, alla prossima avventura e mi raccomando, corridori, sempre di corsa.